recensione. Questa volta cosa andiamo a recensire? Andiamo a recensire una Roma della Flower Art. Una Flower Art nata già nel 2008 e ha fatto una miriade di aromi, sono più di 400 aromi. Fa anche aromi alimentari. La più forte in assoluto. Sì, è molto, molto in voga sia a livello italiano e anche fuori dall'Italia. Quindi ricordiamo che molte aziende americane usano gli aromi Flower Art per comporre i loro mix perfetti. Mix che comunque sono quelli che sono stati molto venduti nel corso degli anni. Liquidi come la Cactus usava anche aromi Flower Art, sono comunque i primi esponenti, questo lo dico, a togliere i chetoni, quindi a realizzare, a lavorare sulla molecola, no? Sulle molecole per creare quella tipologia di liquido, quindi non sono come altre aziende, ci sono molte aziende che fanno, che comunque usano aromi diversi, aromi che richiedono una certa, anche con un'estrazione, altre aziende che fanno liquidi organici, la Flower Art invece lavora su quello che è a livello molecolare. Ora che andiamo a recensire un aroma nuovo della Flower Art, sto parlando della New York Cheesecake. Questo è un aroma nuovo insieme a gelato alla vaniglia e a tanti altri liquidi che ha creato. Sto meglio. Ok, ora che facciamo? Facciamo partire prima la sigla, poi ci vediamo qua per la nostra recensione, per le nostre considerazioni. Facciamo sapere com'è. Sì, ok. Proviamo questa fantastica New York Cheesecake. Come si fa a essere recente? Come ti sembra? Sì, ma fai provato. È buona. Sa di cheesecake e ha quella venatura fragolosa alla fine. Sì. Ok. Sì. È molto dolce, possiamo dire, molto dolce. Sì. È buono. Dovrei... Chi ha detto che è brutta? È buono. No, è buono. Prova, me lo provo a fare. No, ti devi avvicinare. No, devi venire qua. Devi venire qua. È troppo distante. Così ti premio anche, vieni. Ok, vogliamo parlare di questo? No, vedi come... Perché non credevano. Se vuoi, fermati. Hai fatto bene. Non credevano. Leandro stasera non mangia. Ok, non credevano nel potere dei Flower. Alla snasata già. Cioè, l'hai fatta alla Nicola? Io odio le cheesecake, no? Sbavate. Ok. Qua la snasata già puzzato i piedi. Diciamolo, come mi ricordo un vecchio aroma. Green Hornet. Della Twister. No, è buono. Dai che è buono, dai, diciamolo che è buono. La Flower Art merita. La Flower Art merita. Cioè, tipo un mese di maturazione. Giusto... le ha questo video. Tu quando gli dai? C'ho un mese di maturazione. Io glielo do un 9.6, dai. Io gli do un 5. Oddio. Quindi non ti piace? No. So gusti. Stati Fonsi non. So gusti. Tutto attaccato. So gusti. Senza spazio. I smelli 5. 5 e mezzo. Glielo facciamo riprovare, rialza il voto, dai. Riprova. Rialza il voto, dai, fa brutti, ah. No, ma invece a me è più una recensione di un aroma. Cioè, a te ti piace? A me sì. Mi sta piacendo, lo stai svapando. È sceso. Peggio. Cioè, tu che lo stai svapando? Non stanca. Non stanca? E ti piace personalmente? Ti piace? Sì, mi piace. Alla fine non è molto pesante e invasivo. È sempre a biscotto. Questo è il classico gusto fruttato che puoi dare. C'ha persone... tutte le sfumature di una cheesecake. Questo è il classico gusto che puoi dare alle persone quando chiedono il tabacco. Grazie, umiditi. Leandro tabacco alla fragola. Quando mai la senti? No, ragazzi. La fragola, la tu stai svapando in base al 50-50. Perché questa è una 70-30. No, io sono svapando. Io la sento più leggera, però sto dando la colpa un po' alla base. Bene, voglio pagare un po'. Va bene. No, a me piace. Sente il biscotto. No, lo sai di cosa sai? Il biscotto Flower Art
Cioè, hanno preso tipo il biscotto flour art, l'hanno messo. Allora sì. Allora è buono. Biscotto flour art, la nocciola della flour art. Chi c'è zitta nocciola? Che sono buone. No, vabbè, lui stava dicendo che ha un io sento quel sapore. Siete viziosi. Sì, sei vizioso. Che ci fai in questa recensione? Non lo so. Sono io l'aiutante recensore. Allora, quindi per me vale. Anche per me vale. Per te? Io non compro la candela. Vabbè, tu? No, per me quando vuoi risparmiare. Per me va bene. Quindi, dai. Va bene, cheesecake, New York cheesecake. Vabbè, quindi praticamente non devono salire. Sta dicendo di non salire sulla la giostra c'è. Salite a metà. Il parco è aperto. Se vi piace, salite sulla giostra. Ma non solo piede. Vabbè, diciamo che se avessimo il negozio aromi così, tutti aromi così, noi fallissimo, diciamo. Sì, ma voglio sapere chi è che ha sconcato e mi ha sporcato tutta la box. Le hanno. Siete sempre degli animali. Vabbè, comunque iscrivetevi comunque al canale. Questa giostra è alquanto difettata, quindi come... Per chi è buona, per chi no. Per pericolosa, potrete cadere dalla giostra. Quindi vabbè, per me valeva, però sentendo... Ma che lo hanno smontato. No, sì, come un 7 è meritato. No, io un 6 e mezzo. Io ho detto 9.9, ho detto io 9. 9.8 dai, che la terremoto. La scala Richter. Va bene. Comunque tutto a posto. Iscrivetevi comunque al canale. Mettete mi piace alla pagina di Amici del Fumo. Ok, pure su Instagram. E veniteli a trovare il negozio. Ok, però tutto a posto. Possiamo chiuderla qua. Arrivederci, grazie e buona domenica. Chi non spara una spia? Allora, voglio lo sfilatino. A me è una margherita, grazie. Vai, mettiamo qua.